Sarà una partita a suo modo storica per la Ternana, che per la prima volta giocherà allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Una sfida inedita quindi tra le due squadre, che si sono affrontate soltanto una volta in Coppa Italia durante la stagione 74-75 e lo hanno fatto in gara unica giocata a Liberati e finita 5-0 in favore dei rossoverdi. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte nell'ultima giornata di campionato. La Ternana ha rimediato il secondo KO di fila contro il Como, mentre l'Alessandria è stata sconfitta di misura a Monza. Nelle ferre rimane in dubbio Cutsupias, mentre non ci sarà sicuramente Capuano, costretta ad uno stop probabilmente non breve a causa della lesione all'adduttore rimediata contro il Como. L'allenatore dell'Alessandria Longo dovrà fare a meno degli infortunati Mantovani e Ba e nella conferenza pre-gara ha messo in guardia i suoi. Affrontiamo una squadra forte, una squadra che l'anno scorso ha fatto tanti record, ha battuto tanti record per quanto riguarda il campionato di Serie C, ha mantenuto quell'ossatura, ha messo dentro giocatori top per la categoria, vedi Donnarumma, vedi Pettinari, vedi Capuano, vedi Martella, una squadra che si è rinforzata davvero tanto. E quindi al di là di giovani o vecchi servirà un atteggiamento famelico per andare a contrapporsi ad una squadra che come noi vorrà vincere questa partita perché sa che è una partita importante.